Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tombs, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick. Bentrovati su Globus Radio Station. Antonella Guglielmino e Sara Russo. Oggi notizie dal mondo, parleremo di cronaca, cultura, spettacolo e molto altro ancora. Con le nostre notizie che sono sempre le più curiose e le più intriganti. Piacere Salvatore, il video virale che combatte il racket. Lo scorso mercoledì 17 settembre a Catania si è tenuta la conferenza stampa di presentazione presso la sede di Addio Pizzo Catania. Un video, una raccolta fondi, un atto concreto, un'azione semplice come può essere un click, eppure carica di significato, sostenere la lotta al racket. Questo è l'intento che ha spinto Paolo Antonio, cantautore catanese, ad arrangiare uno dei suoi brani e a farne un videoclip proprio virale, uno di quei video che si condividono su Facebook per raggiungere più persone possibili. Lo scopo? Destinare il ricavato delle vendite del brano che si acquista su iTunes all'associazione anti-racket Addio Pizzo. RIP Joe Sample, storico tastierista dei Jazz Crusaders. È morto all'età di 75 anni, aveva suonato con Miles Davis, Steely Dan, Joni Mitchell, B.B. King, Marvin Gaye, San Diego's Michael Franks e tanti altri musicisti. Un cancro ai polmoni lo ha stroncato. Lui che è stato il pioniere dei jazz funk mondiale, come lo era stato George Duke. Si è spento il 12 settembre a Houston, in Texas, cofondatore verso la fine degli anni 50 del gruppo dei Jazz Crusaders, è stato autore della famosa Street Life e One Day I'll Fly Away, cantata da Randy Crawford. Allo IOM i risultati più recenti sui vaccini anticancro. Lo scorso 19 settembre, nella sala delle riunioni dell'Istituto Oncologico del Mediterraneo di Via Grande, si è svolto un seminario sullo stato dell'arte dei vaccini anticancro, dai virus agli antigeni associati ai tumori, organizzato da IOM Ricerche Fondazione IOM. Ne ha preso parte anche il professor Giulio Tarro, primario emerito dell'azienda ospedaliera Cotugno di Napoli, chairman della Commissione sulle biotecnologie della virosfera, UNESCO Parigi.
Manifestazione da sballo per gli amanti della moto d'epoca. Il 14 settembre scorso nel comune di Sant'Agata Battiati, in provincia di Catania, si è svolta la manifestazione delle moto d'epoca, dalle famose moto Guzzi alla mitica Vespa degli anni 50. Presente anche la squadra dei motociclisti dei volontari dell'ESAF, Protezione Civile di Sant'Agata Battiati. Il comune di Sant'Agata Battiati, presieduto dal sindaco avvocato Carmelo Galati, ha dato il via, come ogni anno, alla manifestazione di eccellenze motori a due ruote. Un tuffo nei ricordi dal debutto della Motom, Gilera, Triumph, MV, Benelli, Lambretta, Vespa e tante altre marche. Calcio Catania. Sannino si presenta ai suoi nuovi tifosi alla ricerca di 11 leoni in campo. Tutti si aspettano un miracolo da Sannino, il nuovo allenatore del Calcio Catania, nel 2011 miglior allenatore di Serie B. Concretezza e tanti animali del calcio in campo, presentato dall'amministratore delegato Pablo Cosentino a Torre del Grifo. A Ragalna, la Sicilia, la fabbrica del mito. Per San Lorenzo, nella cittadina etnea, si è discusso del libro di Matteo Collura, I miti che hanno dato un'aurea di luce e ombre alla nostra isola. In una notte di cielo terso della Val Pusteria, le stelle riverberavano per diversi paesaggi, quelli siciliani di una Trinacria pensata sempre come centro del mondo, laboratorio, forgia, mestieri e sui quali la stessa si fonde e vive. Ma si tratta di mestieri autentici o di invenzioni, di verità o di maschere? Da questi interrogativi e dal lontano Trentino Alto Adige nasce un libro, Sicilia, la fabbrica del mito, edito dalla Longanesi, in cui Matteo Collura indaga i miti che hanno reso famosa, nel bene e nel male, la nostra cara isola. Grazie, tutto questo e molto altro ancora su www.globusmagazine.it. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Appizzonauti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta. Lavorazione ferro. Trasporto conto terzi. Materiale edile. Strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile. www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414.